una grande occasione oggi che Claudio Abbado torna alla Scala. Prima di tutto per il teatro, per l'orchestra, il coro, anche se oggi non partecipa, un personaggio molto importante nella storia della Scala e nello sviluppo del teatro durante molti anni. Per me personalmente anche, perché io conosco Claudio dal 1954, dunque 58 anni. Lui era al corso di pianoforte di Gulda a Salisburgo quando io da bambino studiavo la direzione d'orchestra. Dunque di poter partecipare a questo concerto è per me una grande emozione. Ma naturalmente la grande emozione è per Claudio e per il teatro. Penso che anche lui sia molto emozionato di tornare dopo tanti anni. Il lavoro che lui ha fatto alla Scala è importantissimo perché ha aperto le porte a tanta musica, ha fatto dei cicli sinfonici, ha sviluppato l'orchestra, ha creato la filarmonica, ha dato all'orchestra un'altra vita molto importante. Un'orchestra non può essere limitata soltanto a suonare opera, è molto importante. E così è lui che ha dato a ogni musicista l'opportunità di avere una ricchezza di vita molto più grande, di suonare musica da camera, di suonare musica sinfonica e di suonare l'opera. E poi naturalmente soprattutto la qualità dei spettacoli che lui e dei concerti che lui aveva diretto, tante cose che sono rimaste storiche. Prima di essere un grande personaggio e prima di essere stato un grande direttore musicale del teatro, Claudio Abbado è un grande musicista. E dunque come tale, benvenuto Claudio, bentornato. Siamo tutti molto contenti, felici e anche un po' fieri di te.